Ciao dal mio Pilates. Con oggi iniziamo la pratica dei 5 riti tibetani. Lascio a voi la ricerca di informazioni materiali per quanto riguarda i libri, le informazioni storiche, quello che si narra attorno ai 5 riti tibetani. Una cosa che a me veramente piace è proprio l'idea di questo cofanetto di esercizi che nell'ambito di una pratica domestica e quotidiana assolutamente sono un tesoretto. E l'importante è eseguirli correttamente, ok? E quindi con questi video cercherò di darvi tante informazioni riguardo l'esecuzione di questo movimento affinché possiate acquisire una certa autonomia nella parte esecutiva e dedicarvi sempre di più alla parte meditativa, che certamente non mancherà oggi. Oggi ci sarà un misto di informazioni, un numero di ripetizioni non ancora completo, perché ci si arriva nel tempo alla completezza delle 21 ripetizioni, ok? E quindi ci saranno de diverse descrizioni per quel che riguarda il movimento e continui riferimenti alla meditazione, ai mantra riferiti ai riti e una cosa che piace molto a me che ho introdotto, la meditazione attraverso il colore, ok? Mi spendo due parole sulla didattica. In che senso? A parte la descrizione dei movimenti che, come vi ho detto, faremo oggi, quante ripetizioni fare? Dunque, si parte normalmente da 5-7 ripetizioni. Io oggi scelgo un numero un po' più alto, scelgo 11. Con questo, però, non vuol dire che dovete per forza farne 11. D'accordo? Perché ciascuno deve calare su di sé il proprio numero di ripetizioni. Vi invito eventualmente a considerare semplicemente il fatto di fare un numero dispari, ok? Quindi rimanete su 5, su 7, su 9, su 11, poi via via aumenteremo. Scegliete il vostro numero di ripetizioni e praticate tutti i giorni, possibilmente al mattino, per 7 giorni. Nella settimana successiva aumenteremo di 2. Ok? Quindi molto semplice, se avete fatto 7 ripetizioni passate a 9. Quindi con questo video diciamo che coprite fino alle 11 ripetizioni. Ok? Non è detto che di tutti i riti riusciate a fare lo stesso numero di ripetizioni, cioè, ripeto, ciascuno cali sempre su di sé e adatti sempre, vi darò diverse soluzioni anche nei momenti un po' più difficili, quindi prendete anche queste, come si dice, correzioni meccaniche rispetto a quella che è la versione originale. Finisco sulla didattica, quando arriveremo e arriverete alle 21 ripetizioni. È sufficiente, non andremo ad aumentare il numero di ripetizioni, ma se volete aumentare un po' e fare di più, scegliete un altro momento del giorno nel quale far ripartire questa progressione. Ok? Quello che faremo oggi, ve l'ho già detto, è la presentazione dei movimenti, parleremo già dei mantra, vi darò già i mantra e quindi sarà già una bellissima meditazione e una meditazione attraverso il colore. Qui adesso partiamo. Ah, una cosa, io vi consiglio, come vi ho detto prima, al mattino, perché sono l'obiettivo veramente, è una ricarica. Perché possono essere molto attivanti, per cui fatti alla sera, magari chi soffre di insonnia, problemi di prendere sonno, potrebbero essere, magari non oggi che sono tutto sommato poche ripetizioni, ma nel tempo potrebbero dare fastidio. Sentitevi voi, sapete voi insomma come regolarvi. Comunque, iniziamo, vi auguro buona pratica e ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo. Mi vedrete avvicinare, allontanare per cercare di darvi la migliore inquadratura possibile affinché si possa vedere, per esempio, nel primo rito anche la testa. Poi verrò ad avvicinare perché serve una presa un po' più vicina. Bene, allora ci mettiamo ragazzi in piedi, troviamo il nostro posticino, ok? Il nostro posticino in casa,
cercate di trovare spazio e avere la possibilità di girare, perché nel primo movimento dovremo girare bene le braccia, ok? Un attimo che vedo la camera un po' storta, fantastico. Allora, innanzitutto un ascolto, o meglio ancora, sì, come stiamo? Cercate di sentire come state, l'appoggio dei piedi, le caviglie, le ginocchia, le anche, la schiena, risalite dal basso verso l'alto. In questa fase potete tenere gli occhi chiusi o aperti, diciamo che chiusi è un invito a portare lo sguardo all'interno e ad ascoltare di più come stiamo. E cominciamo ad ascoltare anche la parte più sottile di noi, attraverso il respiro. Dove respiriamo e come respiriamo? Potete accorgervi che respirate di più con l'addome, oppure con il torace, oppure ahimè a volte anche con le spalle. Prendete semplicemente nota di come state, anche la sensazione energetica del vostro corpo, il senso di vitalità e di forza, oppure anche il senso di benessere, il senso di confusione, cosa ci distingue in questo momento. Ora, prima di muoverci veramente, sia con la mente sia con il corpo, facciamo un piccolo riscaldamento. Frizioniamo bene i palmi delle mani fino a creare calore tra i palmi delle mani e andiamo a spalmarlo sul viso, un po' come se fosse una crema da spalmare, ok? Sul viso, sul capo, sulla testa, sul collo, andiamo a frizionare bene. Ogni tanto riscaldiamo di nuovo le mani e poi facciamo lo stesso trattamento alle braccia, alle articolazioni, ok? Facciamo soprattutto se fatti al mattino, questo vi assicuro è di grande aiuto, ok? Perché risveglia il corpo dopo la pausa notturna. Facciamo lo stesso per l'area del tronco. Quando serve, riscaldate un po' i palmi delle mani e pensate di spalmare il calore un po' come fosse una crema su tutto il corpo. Quindi andiamo verso il basso, scendiamo fino ai piedi, trattando le gambe. Molto bene. E mi fermo un attimino e ascolto. Ora, sempre nell'ambito del riscaldamento, con le mani picchiettate l'area del viso, mi avvicino così, in questo caso vedete meglio, con le mani morbide così picchiettate il viso e vi soffermate un pochino nell'angolo della mandibola tenendo socchiusa la bocca, qui così, insistete un po', è un punto molto importante, corrisponde a un muscolo che è fortissimo e chi digrigna i denti lo sa, è un muscolo veramente forte, anche molto breve ma molto forte. Ora continuate sempre con i polpastrelli e picchiettate l'area del cranio. È una sorta di riscaldamento energetico molto piacevole perché sentite poi il corpo frizzante. È importante che teniate le dita morbide ma al tempo stesso forti. Questa è una tecnica che appartiene in realtà al Doin. Io tengo la mano così, vedete? Non dovete stare con le dita né mosce, altrimenti non si ha l'effetto, né rigide perché darebbe fastidio, le falangi proprio appena flesse così. E picchiettiamo adesso l'area del petto. Usiamo i polpastrelli per le parti un po' più delicate del corpo, quindi scendiamo anche sull'addome, un po' sui fianchi e poi impariamo questo movimento di scrollare dalle mani come se avessimo dell'acqua da sulle dita, che è da scrollare. A questo punto continuiamo, ci manca ancora il secondo riscaldamento su altre parti del corpo, un po' più resistenti, con il pugno destro chiuso. E quando dico chiuso, non dico con le dita serrati forte, però flesse, pugno così morbido, e dobbiamo picchiettare con il polso morbido. Non devo fare questo, ma lasciare il polso morbido e
attivare, diciamo, muovere l'energia sotto al trapezio. Quindi con il pugno destro chiuso, dita morbide, polso morbido, sveglio e muovo l'energia sotto al trapezio opposto, alzando, come vedete, con la mano sinistra il gomito destro. Dopodiché l'intenzione sarà quella di far scorrere l'energia lungo il braccio. Scendo sulla faccia palmare del braccio e risalgo sulla faccia dorsale del braccio. Posso fare uno o due giri. E poi andiamo dall'altra parte. Pugno sinistro chiuso, dita morbide, soprattutto polso morbido. L'intenzione è di smuovere l'energia di qui sotto a questo muscolo. Sapete che è un'area molto delicata, fastidia alle spalle, alla cervicale, anche non particolarmente importanti, ma quel senso di fatica, di rigidità, di fastidio legata a quest'area e a questo muscolo sono davvero frequenti. Ora scendo anche da questa parte lungo il braccio, sulla faccia palmare scendo, sulla faccia dorsale salgo, faccio un altro giro per scendere. Ok ragazzi, lascio andare un po', dopodiché continuo sempre con entrambi i pugni chiusi, dita morbide, polsi morbidi, in questo caso anche le braccia morbide, devono fare proprio un movimento, vedete, di questo tipo, a picchiare sull'area dei glutei e del medio gluteo. Per capire, il medio gluteo è qui, appena sotto l'osso del fianco, ok? Vado anche sul medio gluteo. E poi scendo flettendomi un po' sia con il busto sia piegandomi sulle ginocchia, allungo le gambe sul lato esterno delle gambe e risalgo sul lato interno. Ancora una volta scendo. Ovviamente modulate l'intensità in base alle vostre caratteristiche, per esempio chi avesse problemi di capillari deboli, mi raccomando stia attento con l'intensità di questo riscaldamento. Ora rimaniamo sulla faccia anteriore della coscia e picchiettiamo un pochino qua, ok? E poi con il taglio della mano, è abbastanza intuitivo perché con il pugno diventa difficile, taglio interno della mano sul lato posteriore delle cosce. Risali con il busto, utilizza ancora il taglio interno della mano per lavorare e riscaldare bene l'area lombare. Sali il più possibile verso le ultime costole e scendi anche verso l'area sacrale. È un po' più difficile qua, ma esplorate i movimenti delle mani per esercitare un riscaldamento anche in quest'area molto importante. A questo punto mi fermo, scarico con il movimento di prima, penso di avere dell'acqua da scrollare dalle dita. E mi dedico ancora un attimo allo stare in piedi, apparentemente fermi, ma in una maniera di ascolto attivo, per cui sento l'effetto dei due riscaldamenti, sentite quella sensazione energetica di essere frizzanti, abbiamo riattivato bene la circolazione e la sensazione che il corpo manda è questa. Ora immaginate di essere immersi in un colore. Quindi nell'ambiente intorno a voi, nella stanza in cui vi trovate, immaginate un colore che oggi vi dà energia. Siate precisi nel definire il colore. L'intensità, chiaro scuro, pastello intenso, ok? Se vi è difficile il colore potete usare un'immagine dei fiori, delle immagini geometriche, un'immagine vera e propria. Io dirò semplicemente colore e ciascuno poi pensi all'immagine che più oggi gli dà energia. Ora immaginiamo proprio di respirare questo colore. Attraverso il respiro porto il colore nei polmoni.
e cercate di colorare proprio tutti i polmoni, anche la parte alta, ragazzi, appena sotto l'area delle clavicole. I polmoni si sviluppano nei lobi superiori appena sotto l'area delle clavicole. Ora, attraverso il respiro, cercate di spingere il colore verso ogni parte del corpo. E via via coloriamo il nostro corpo del colore che ci dà energia. Molto bene. Insieme al colore portiamo dentro di noi un messaggio, il primo messaggio, il primo mantra legato al primo rito. Fluisco liberamente con gli eventi della vita. Respira il colore, respira il mantra. Fluisco liberamente con gli eventi della vita. Portate in ogni cellula colore e messaggio. Ora, prepariamo fuori le braccia con i palmi in giù. Rimanendo sul posto, gireremo 11 volte verso destra. Fate attenzione di guardare un punto fisso davanti a voi, di ricercarlo non appena possibile, ok? Fate dei piccoli passettini per effettuare questi giri sul posto. Fate attenzione a chi ha problemi alle ginocchia di non girare troppo il corpo lasciando il piede fermo, ma fate davvero dei tanti piccoli passettini per non forzare le ginocchia. Braccia fuori, non troppo alte, quindi in questa visione le braccia non sono qui, ma sono appena più giù rispetto alla linea delle spalle. Ok? Prepariamoci insieme. Torniamo concentrati sul nostro colore e sul nostro primo mantra. Fluisco liberamente con gli eventi della vita. Partiamo insieme, giro verso destra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mi fermo, proietto le braccia avanti, unisco i pollici, li appaio verticalmente verso l'alto e li fisso. Potrebbe girare la stanza, quindi questo è solo un trucchetto per evitare che giri troppo a lungo. Lascio cadere le braccia, rimango ancora, ascolto per un attimo l'effetto di questo primo rito e dedico due respiri profondi al mio colore e al mantra. Fluisco liberamente con gli eventi della vita. Molto bene. Proseguiamo, ragazzi, con il secondo rito. A questo punto avvicino un attimino così che possiate vedere meglio. Ci mettiamo sdraiati nella posizione supina, quindi sdraiati pancia in su. Introduco intanto il mantra. Offro carica e forza ad ogni cellula del mio corpo. Descrizione del rito. Partenza, supini, gambe distese, piedi a martello, braccia lunghe, inserite le mani appena sotto i glutei. Prima accortezza importante, schiaccio giù il centro della schiena, deve rimanere sempre in appoggio. Le braccia sono lunghe, il collo è lungo nella direzione opposta. Inspirando, solleviamo la testa e porto lo sguardo all'ombelico
E una frazione di secondo dopo sollevo le gambe possibilmente distese con i piedi a martello fino alla verticale. Nel buttare fuori l'aria, con un leggero anticipo, faccio scendere le gambe e quindi la testa. Di nuovo vi mostro. Inspiro, sollevo la testa con un leggero anticipo, le gambe e quindi fuori l'aria, con un leggero anticipo, scendo con le gambe e con la testa. Ripeto, giù il centro della schiena sempre. Se avete fastidio o noia al collo, evitate di sollevare la testa. Provatene uno o due, se è troppo pesante o se sentite che sta partendo un fastidio, ok, lasciate la testa giù. Per alleggerire il carico a livello della schiena, anziché gambe distese, uso questa posizione, gambe flesse, ginocchia flesse, anche leggermente separate, unite, e fate il movimento sollevando e abbassando le gambe, ok? Allora, torniamo concentrati sul nostro colore, sulla posizione d'inizio e sul nostro messaggio. Offro carica e forza ad ogni cellula del mio corpo. Partiamo insieme. Inspiro 1. Giù bene il centro della schiena. Valuta come sta il tuo collo e come va la schiena. Continua a respirare il tuo colore. Offro carica e forza ad ogni cellula del mio corpo. Ultimo insieme. Molto bene. Ci rilassiamo completamente. Lascio andare le braccia, le gambe e andiamo a sciogliere il collo con dei movimenti della testa, girandola in maniera molto morbida da destra a sinistra. Cercate di sentire bene il peso delle spalle, del collo, del corpo. Rilassatevi dopo questo primo mantra, dopo questo primo rito, secondo rito, scusatemi, però con un carico, sentite un carico meccanico diverso rispetto al primo, una difficoltà differente. Bene. Fermatevi con la testa al centro, rimanete rilassati e concentrati sul corpo, pensate al vostro colore e dedichiamo due respiri a questa pratica, al secondo rito e al secondo mantra, oltre che al nostro colore. Offro carica e forza ad ogni cellula del mio corpo. Respiriamo insieme. Bene, ora ci prepariamo per il prossimo. Seguite le mie indicazioni. Ritraete, vedete le ginocchia, le tirate per fuori, le flettete, ma fate passare prima un ginocchio, poi l'altro per fuori. Quindi un ginocchio, poi l'altro al petto. Quindi mani sotto alle ginocchia, ci solleviamo con la testa e con le spalle e veniamo su. Se vi trovate in difficoltà con questo,
Quando siete sdraiati, vi girate sul fianco, appoggiate a terra la mano opposta al lato su cui siete sdraiati e vi aiutate proprio spingendo con il braccio. Una volta raggiunta la posizione seduta, ci rimanete un attimino. Lasciate che il corpo si abitui a questa nuova stazione. Potrebbe girare un po' la testa, per questo facciamo una micro pausa. Posso respirare il mio colore e rimanere connesso alla pratica. Bene, possiamo proseguire. Allora, io utilizzo per esempio per la prossima stazione in ginocchio due supporti per le ginocchia. Vedete voi se avete un buon materassino, se è abbastanza per le vostre ginocchia. Chi fosse in difficoltà o avesse problemi di cartilagine, meglio mettere un supporto in più. O soprattutto se lo state facendo per esempio sul tappeto di casa, che non è proprio esattamente come un materassino. Adesso io vi faccio vedere con questo, è stata proprio anche occasione di spiegarvi questa cosa importante. Ci metteremo nella stazione in ginocchio, ok? Se avete i crampi alle dita dei piedi, rovesciate le dita in questo modo. Posizionate le mani alla base dei glutei e come prima cosa cerchiamo di sentire questo allineamento dalle ginocchia anche spalle. La tendenza è quella di rimanere con la schiena inarcata all'indietro. Quindi, se vi identificate in questo compenso, in questo errore, stringete un pochino i glutei, spingete il pube non solo un po' in avanti, perché non deve trasformarsi in questo, mi raccomando, ma in su. Dobbiamo ruotare un pochino il bacino. Stringere i glutei fa identificare facilmente questo inizio di retroversione. Mani alla base dei glutei, come ho detto, e lo sguardo giù. Inspirando, che cosa succede? Sguardo all'orizzonte, levando la testa. Segue l'allungo della colonna. Dovete pensare che un filo tiri in su la vostra colonna. Manterrete questo senso di autoallungamento e ci apriremo verso l'alto con il petto, aprendo le spalle bene ed estendendo quindi un po' la colonna, e nel fuori l'aria si torna. Considerate il mantra: apro il mio cuore verso il cielo, ok? È un'estensione della schiena all'indietro. Fate attenzione non solo alla posizione di inizio, la cosa che vi ho detto, ma quando andate indietro non traducete in spingo solo avanti il bacino e mi butto indietro, no. Mantengo l'autoallungamento e mi estendo. Piuttosto che fare un'ampia estensione scorretta, fatela piccolina, ok? E via via, di ripetizione in ripetizione, di pratica in pratica, quella che è un'apertura del petto verso l'alto si tradurrà in una maggiore estensione anche della colonna. Siate cauti all'inizio. Quindi, torniamo concentrati innanzitutto sul nostro colore, sulla posizione d'inizio e sul mantra. Apro il mio cuore verso il cielo. Inspiro, 1. E torno con lo sguardo giù. Allineamento ginocchia anche spalle. 2. Apro il mio cuore verso il cielo. Valutate se proseguire, come proseguire, siate cauti.
Ancora uno. E faccio una pausa. Mi siedo. Io ora mi siedo in sesa, quindi glutei sui talloni. Se fosse troppo difficile, state seduti a gambe incrociate. E mi rilasso. Rilasso le spalle, rilasso il collo. Mantengo la colonna in un buon autoallungamento, non rigida, non impettita, però non moscia giù così. Quindi colonna allungata, spalle giù, mi rilassate il collo con dei movimenti morbidi. Ci fermiamo un attimo e dedichiamo due respiri profondi al nostro colore e al terzo mantra. Apro il mio cuore verso il cielo. Molto bene. Proseguiamo verso il quarto rito, raggiungendo la posizione seduta. Cerchiamo di tenere le gambe distese, le braccia distese ai lati del corpo, con le mani appoggiate appena ai lati delle anche. Colonna allungata, sguardo giù. Intanto introduco, oltre che la posizione d'inizio, il quarto mantra. La forza della vita pulsa dentro di me. Poi ve lo ripeterò. Intanto intonizziamoci. La forza della vita pulsa dentro di me. Inspirando, solleveremo il bacino portandolo sull'orizzontale a formare una linea come fossimo una tavola. Allineiamo ginocchia, anche spalle, stringendo bene i glutei e mantenendo lo sguardo avanti alto. Cercate di schiacciare giù bene i mignoli, sia dei piedi sia delle mani. Fuori l'aria, scendo con il bacino, lo porto indietro fra le mani e a questo punto ritrovo la posizione di inizio con la colonna lunga, lo sguardo giù, e mi assicuro di aver tolto il peso dei polsi, ok? Lo sentite perché scaricate il peso sugli ischi. Faccio vedere un'altra volta prima di iniziare insieme. Raggiungo la posizione del tavolo e scendo, ok? Se fosse impegnativo per i polsi o ci fosse qualche impedimento per i polsi, ok? Potete provare sui gomiti facendo attenzione chiaramente alle spalle. Inspiro, salgo e fuori l'aria scendo. Non mollate la schiena quando siete qui, non mollate la reazione delle spalle, quindi spingete sempre giù i gomiti, ok? Inspiro e fuori, d'accordo? Potete iniziare sulle braccia e se avete troppo noia ai polsi provate sui gomiti, oppure un'altra soluzione potrebbe essere un supporto, ok? Ad esempio, io ho dei cubetti, io ho tipo quelli dello yoga, ok? Potrebbero anche essere due libri. In realtà c'è sempre un po' di flessione accentuata a livello di polso, però per il fatto che si possono flettere in giù le falangi potrebbe risultare un pochino più confortevole, ok? Quindi provate a studiare la posizione migliore per i vostri polsi. Sui gomiti è un po' più difficile, si rende incompleto magari l'esercizio. Con dei libri, cercateli della stessa altezza, o con due blocchi yoga, può essere anche questa una soluzione, ok? Quindi a ciascuno di voi provi un po' e scelga la versione più consona per la propria condizione. Torniamo concentrati sul quarto rito. La forza della vita pulsa dentro di me. Concentrati sul colore e partiamo insieme. Inspiro, 1,
torna alla posizione di inizio, ricordati di non rimanere insaccato nella schiena, ma allungati. Inspiro 3. Schiaccia giù bene i mignoli delle mani e dei piedi. Se non riesci ad allungare la schiena, piuttosto fletti un po' le ginocchia, ma allunga la schiena. Inspiro 4. Rimani nel tuo colore. Ancora. La forza della vita pulsa dentro di me. Ancora uno. Molto bene. Accavalla le gambe, rimani seduto a gambe incrociate, appoggia i polsi lasciando fuori le mani alle ginocchia. Colonna in una buona postura. Muovi un po' i polsi, senti che si sono caricati un po', con dei movimenti morbidi della mano. Se occorre sciogli un pochino il collo con dei movimenti di rotazione e continua a respirare il tuo colore. Ora dedichiamo 2 respiri profondi per integrare il mantra nel corpo. La forza della vita pulsa dentro di me. Bene ragazzi, fantastico. Proseguiamo verso il quinto rito. La flessibilità del mio corpo plasma la mia mente. Osserviamo. Mani dalla posizione di quadrupedia con le mani sotto alle spalle, dita rovesciate a terra. Per facilitare potete spostare di poco le mani più avanti. Anche qui vi do l'indicazione, già in partenza, di respingere bene il suolo con le mani e di attivare bene i mignoli, sia delle mani che dei piedi, perché tendono a sfuggire un po' dall'appoggio. Fate grip invece anche proprio con i mignoli delle mani e dei piedi. Alzeremo il bacino verso il soffitto, allungandoci bene verso l'alto. Ok? Buttando bene fuori l'aria. Respingo bene il suolo e non rimanete curvi nel tratto lombare, ma spingete il codino, proprio il coccige, in alto. La fase di discesa comincia dai talloni. Andrò ad abbassare i talloni verso il pavimento, senza ovviamente toccare, questo per creare spazio e gestire la posizione successiva. Abbasso il bacino, estendo la colonna, fino a portare lo sguardo avanti alto. Ok? Un'altra volta, guardate, fuori l'aria mi allungo in su, inspiro, scendono i talloni, scende il bacino, estendo la colonna. Ora partiamo insieme, rimanete nel vostro colore e nel messaggio: la flessibilità del mio corpo plasma la mia mente. Fuori l'aria, 1. Inspiro, scendo, fuori l'aria, 2, fuori l'aria, 3, inspiro, scendo, fuori l'aria,
Ancora uno. E mi riposo. Giù le ginocchia, rovescio i piedi a terra e mi allungo all'indietro. Riposo, appoggio completamente la fronte a terra, la schiena giù. Rilassatevi. Vi ho lasciato fare questa versione bella tosta. Se vi siete fermati perché avete incontrato difficoltà, vi suggerisco di lasciare le ginocchia giù, o piuttosto di fare meno ripetizioni, però cercate la versione completa, ok? Quella che abbiamo fatto e provato adesso assieme. Se davvero vi trovate in enorme difficoltà o per i polsi, per la schiena, eccetera, vi suggerisco, vi ho apposta lasciato provare, potete scegliere la via di provarne uno o due, ok? Per vedere come va. Se davvero proprio è troppo per i vostri polsi, per la difficoltà dell'esercizio, vi suggerisco, vedete come siamo arrivati in allungamento adesso, di alternare, ok, le due posizioni senza appoggiarci direttamente sui piedi, ma lasciando tibia e ginocchia giù. Quindi mi alternate l'estensione con l'allungamento dietro, ok? Valutate sempre su di voi, sfidatevi un pochino, ovviamente, eh? Risalgo, resto un attimino in seisa, ancora in posizione seduta, e rilasso un po' col collo o i polsi con dei movimenti morbidi. Ora procediamo innanzitutto con due respiri profondi per integrare il quinto mantra insieme al nostro colore e alle sensazioni che abbiamo. La flessibilità del mio corpo plasma la mia mente. Molto bene, ragazzi. Ora passiamo alla posizione di rana accucciata, mettendo le mani a terra, i piedi appoggiati con gli avampiedi, i talloni sollevati, le ginocchia, come vedete, sono ben piegate e sono esterne rispetto alle braccia, ok? Da qui vado un poco in avanti, quasi con le ginocchia tocco il pavimento, e dietro, se ce la faccio, appoggio con i talloni a terra. E mi allungo. Fantastico, ragazzi. Inspiro avanti. Questo è più che altro un collegamento che adoro fare quando passiamo dalla posizione, diciamo, sdraiati, seduti supini e poi in piedi. Che è un esercizio in più utile per la schiena e non solo. Alzate adesso un po' il bacino fino ad appoggiare bene i piedi, riavvicinate le gambe fino ad avere proprio la distanza tra i piedi uguale alla distanza fra le anche, lascia le gambe un po' piegate, risali di poco con il busto e lascia il busto stesso insieme alle braccia e alla testa a penzoloni. Risalgo piano, vertebra dopo vertebra, e vengo su. Rimango solo per un attimo con lo sguardo verso il basso. Lascio tempo al corpo di adattarsi e quindi solleverò anche la testa. Rimaniamo ancora insieme qui. Ascoltiamo come stiamo adesso rispetto a prima. Vi ricordate che avevamo fatto un ascolto iniziale?
Provate a paragonare la vostra postura di adesso con quella di prima. La sensazione, le sensazioni che il corpo vi manda, come appoggiano i piedi, come stanno le articolazioni, la temperatura del corpo. Per passare a elementi più sottili come il respiro, dove respiro ora, come respiro. Rimaniamo ancora nel nostro colore e con tre respiri profondi integriamo nel corpo, nel cuore e nella mente la pratica che abbiamo svolto insieme e i messaggi che abbiamo portato dentro ad ogni cellula. Facciamo tesoro di queste sensazioni e recuperiamole nei momenti di bisogno. Molto bene, ragazzi. Eccoci qua, un attimo che ritrovo anch'io l'immagine, non vi... ecco, com'è andata, come va, come state. Allora, a me piace che questi riti diventino davvero quotidiani, che li facciate tutti i giorni, rispettando i vostri limiti, ma andando sempre anche un pochino oltre, ok? Quindi usate le indicazioni che vi ho dato, quindi avete visto anche, soprattutto nel quarto e nel quinto, un po' di affaticamento per l'area dei polsi, sul quinto vi ho lasciato sperimentare un po', tenete la seconda versione se è stato un po' troppo impegnativo, usate, procuratevi dei blocchi per appoggiare eventualmente le mani, d'accordo? Quindi praticate tutti i giorni, mi raccomando, per 7 giorni lo stesso numero di ripetizioni. Se siete partiti con 5, 7, eccetera, con questo video arrivate fino addirittura a 11 ripetizioni, quindi avete tanto materiale e tanto lavoro. Se siete in difficoltà in qualche modo mi chiamate e spero qualche volta di avervi comunque alla pratica che riusciamo a fare con il gruppo di mio Pilates. Un grande abbraccio, buona pratica a tutti! E a presto!